Allora, adesso parliamo, sempre per quanto riguarda il robot, parliamo della scelta delle frecce. Allora, nella ricerca della freccia per il robot, diciamo che la freccia corretta è probabilmente quella che vola meglio, ma di sicuro va scelta quella che impatta il bersaglio dove viene mirata. La ricerca viene fatta in base ai braccia indicati dal produttore delle frecce, tenendo presente che bisogna tenere 10-15 libbre in più rispetto alla potenza sviluppata dall'arco al vostro allungo per chi ha lunghi lunghi, cioè oltre i 28 pollici di allungo. Sotto i 28 pollici bisogna tenere 5-10 libbre in meno nella scelta della freccia. Ma anche qua l'unico modo purtroppo è provare, e chi non ha amici che hanno già delle frecce da provare con proprio un po' è un po' un problema, e normalmente si fanno poi fascine a casa di frecce per capire poi alla fine quella che conviene di più. Allora, per i primi tempi io vi consiglio, se avete voi o i vostri allievi vogliono tirare con l'ombò, di comprare frecce economiche per capire come volano, come funziona la freccia, perché in effetti se è vero come è vero che alla fine le frecce in legno per lombò possono avere caratteristiche simili alle frecce in carbonio o in alluminio, perché se opportunamente costruite, opportunamente scelte, opportunamente assemblate, hanno veramente delle caratteristiche funzionali di prim'ordine, ma costano anche 12, 15, addirittura 20 euro l'una, a seconda di dove si compra. Ci sono dei buoni costruttori di frecce, come può essere per esempio Falco, che le vende per corrispondenza dall'Estonia, che vende 24 frecce per 180 euro, finite, quindi impennate, già sparte, che sono, è un prezzo eco, ma sono frecce di elite, cioè frecce di precisione, che vanno bene solo se chi utilizza un lombò è veramente bravo e ha bisogno anche del materiale di avere precisione, perché per definizione il lombò è l'arco meno preciso in assoluto, già come strumento. Renderlo preciso vuol dire avere una destrezza straordinaria nell'utilizzo di questo attrezzo. Non è come nell'arco lungo, dove effettivamente è più facile da inglobare la propria dente. Non so se avete mai utilizzato un lombò, ma è una biscia che gli scappa dappertutto. È leggerissimo, è difficile utilizzo. Quindi non è così semplice la scelta della freccia, perché dipende enormemente dalle vostre capacità. Comunque, normalmente, tanto per avere delle indicazioni al riguardo, vi consiglio, anche se ci sono altri materiali che possono essere migliori o peggiori, ma vi consiglio sempre il legno di cedro. Perché il legno di cedro? Intanto il legno di cedro, sapete, è comunque una conifera, della famiglia dei pini e degli abeti, per chi non lo sapesse, non è il cedro quello del limone. E comunque è un legno molto resinoso, un legno che ha buone caratteristiche anche climatiche, di climi avversi, quindi mantiene le proprie caratteristiche, e può essere messo a punto facilmente, perché ha uno spine lungo tutta la sua lunghezza molto simile al confronto di altri, perché non è solo misurare lo spine, no? Voi sapete, si mette tra due cunei, si mette una libra e si vede di quanto si sposta, ma lo spine deve essere continuo su tutta la lunghezza dell'asta, perché la sua flessione dovrà essere uniforme. Comunque sappiate che le sezioni sono tre,
tutto il mondo. 5 sedicesimi, 11 trentaduesimi e 23 sessantaquattresimi. Tra 11 trentaduesimi e 23 sessantaquattresimi praticamente non c'è grandissimo, c'è poca differenza, sono un pochino più grandi. Le punte che vi consiglio sono quelle a vite da 80 o da 100, stop, o da 80 o da 100. Dovete giostrare poi voi cosa preferite. Cocche coniche, con grande attenzione a come inserirle, che devono essere inserite in asse. Ovviamente c'è un temperino che tempererà la cocca e andrà incollata la cocca nella... Ho portato una freccia, me la sono dimenticata. Andrà fatto il cono con come temperare le matite e la cocca va inserita con la colla perfettamente in asse con il braccio della freccia. Questo è indispensabile. Comunque anche nelle cocche per robot c'è la possibilità di inserire un unibushi e quindi mettere delle cocche in plastica. Intagliare la freccia sì, però si usa nell'arco storico, non nell'arco lungo. Non ha nessun significato, lo puoi fare se ti va, però non ha precisione. Io devo avere materiale di precisione, perché in qualsiasi tipo di arco che io adopero, il mio scopo, la mia missione è quella di fare centro, tutte le volte che tiro la freccia. Allora, per ottenere questo tutto devo avere questa visione. Quindi tutto il mio materiale deve essere tale da essere il più perfetto possibile. E tutte le frecce devono essere soprattutto uguali, anche se difettose, ma devono essere tutte uguali, in modo tale che la mia tecnica e la messa a punto del mio arco sia uguale per tutte le frecce che tiro. Quindi nell'arco combo, dove mi devo costruire le frecce o qualcuno me le deve costruire, deve essere inevitabile che le frecce debbano essere tutte uguali. E io farò una scelta, ovviamente. Porca miseria, il problema è un problema. I lati di legno si rompono non quando si mangiano, ma quando escono dal mare. Certo. Quindi se io uso una 5 sedicesimi con un'acqua da 45-50 libri, rischio che la freccia mi si spacca. Sì, ovviamente la freccia deve essere adeguata al libro di lavoro. Le 5 mai superare le 34. Certo, certo. Ma tieni conto comunque che l'andamento gli americani si lavorano molto con l'idea della freccia leggera, a differenza degli americani che lavorano con le frecce pesanti. Io sto lavorando con questo periodo, stiamo lavorando noi per sperimentare, però con frecce molto pesanti, se tiro un punto da 250 litri con degli inserti grandi e con degli inserti 150 grandi con degli inserti che mi arrivano direttamente negli Stati Uniti e appesantiscono di 100-150 grammi, la punta c'è da 100 grammi. Ah. E quindi dobbiamo fare delle patate grossi con potenti 50 litri su 30 ore. Sì, no, no, hai perfettamente ragione. Portiamo la presa che perché è sotto la pioggia, sotto il diluvio dei Madrid. Certo, hai perfettamente ragione, ma però, non per ovviare a queste cose che hai detto che sono tutte giuste, però la tendenza è ormai a livello mondiale nel tiro di questo tipo 3D dove si arriva a 30 metri e di non superare mai le 38 libbre, insomma si gira tutto lì 35-38 libbre, quindi non si superano mai sicuramente le 40 libbre, quindi non si entra di qua in quel margine di carico che si potrebbe ovviare. È logico che il legno è fragile e quindi se ci sono idee che la freccia si possa essere danneggiata immediatamente sostituirla. Io alle volte vedo addirittura che le frecce vengono riparate e mi vengono solo i brividi a pensare a quello. D'altronde chi ha scelto di tirare con il longbow deve capire che ha in mano qualcosa che... Nelle esagerazioni abbiamo persino persone che vanno a comprare le altre che fai da sé, in cui appunto queste vengono tagliate
Comunque, anche se il mio consiglio è di rivolgersi a uno che già le fa giuste per voi, non vi sbagliate, se lo volete fare voi ci sono negozi in cui vi mettono a disposizione 1000 aste della qualità che voi preferite e ve le potete scegliere voi una per una. Vi mettono il bancone lì davanti, per esempio anche Frecce di Milano lo fa, dirò, vi dà la fascina di aste, vi dà lo spinometro e voi vi mettete lì e vi scegliete. E te lo fanno loro, fanno loro questo lavoro qua. Il controllo della retinalità, dello spine e poi ovviamente il controllo del raggruppo lo dovete fare voi. Per la messa a punto del volo valgono le stesse regole dell'arco nudo. Ah, non abbiamo detto una cosa importante, ma forse lo dico dopo, se non lo dico. Sapete che il legno è fatto a strati, quindi perché man mano che cresce. Quindi nell'inserzione della cocca avrà due possibilità di spine, le spine con le fibre verticali e le spine con le fibre orizzontali. La misura dello spine si fa sempre sulle fibre orizzontali, quindi la cocca quando si tira si deve tirare con le fibre orizzontali, quindi la cocca si mette. Quando si usa lo spinometro si utilizza per così, perché si spina in questo modo e quando si tira in questo modo. Per la messa a punto del volo valgono le stesse regole dell'arco nudo: regolare il punto di incocco con svennate carta, regolare la lateralità con center shot e spostamenti del braccio. Ricordo l'inclinazione della riser solo come ultima scelta. Ricordatevi che spostando l'arco le faccio proprio a destra, come in tutti gli archi del mondo. Addirittura gli americani hanno forgiato un termine per ruotare l'arco apposta per far andare le frecce più a destra o più a sinistra. Questo termine, per chi non lo sapesse, è un neologismo inglese e si chiama canting, ruotare leggermente l'arco. Questa cavolo non la sapevo. Come le regole del center shot? Come applicando del materiale, semplicemente. Ma c'è un limite? 3 mm. Quindi la regola dice massimo 3 mm. Considerazione finale. È bene ricordare. Vabbè, questo l'ho già detto tante volte, ma l'ho scritto così. È bene ricordare che in balistica il danno non viene dall'entità del disturbo, ma dalla incostanza che ha origine nella complessità del sistema. Un bottone ammortizzatore può essere controproducente se la rigidità della freccia è già ottimale. Un rest tecnologico nelle mani di un arciere mediocre non dà risultati migliori di quelli che otterrebbe un semplice appoggio da un uomo. Il vero miglioramento qualificante è la costanza dell'esecuzione. Perla di saggezza applicata. Prima di andare avanti, delle coppie, non ho mai parlato, si mette che prendo la coppia. Cocche di arco nudo, lo mettiamo in coda qua, va? Cocche di arco nudo. Allora, tutte le cocche per arco nudo vanno bene, perché sono abbastanza precise e tecnologicamente perfette per essere utilizzate. Non c'è una grossa differenza dal punto di vista teorico-tecnologico. Io l'arco nudo non provoco un angolo così esagerato come nell'ombo da avere per forza una cocca simmetrica. Direi una falsità se dicessi che la cocca simmetrica è meglio, va bene nell'arco nudo. Per la cocca simmetrica intendo quella che ha inventato Bader. Ho inventato una cosa leggermente diversa e la faccio passare da migliore, questa è la regola, no? In effetti andavo bene anche con le cocche extra e sono andato bene anche con le cocche Boning che regalava VAP. Sono andato un campione del mondo con quelle cocche lì e mi sono qualificato. Non avrò fatto bene al campione del mondo, però comunque, dai, ci sono andato.
Quindi non c'è una grossa differenza dal punto di vista teorico-tecnologico. C'è una bella differenza tra una e l'altra, sì, perché influiscono sullo spendinamico. Quindi non sono intercambiabili a capoccia, spostano completamente la messa a punto dell'acqua, perché interferiscono con lo spine dinamico. Voi sapete che lo spine dinamico è influenzato da una marea enorme di fattori, gli strati della patelletta, il tipo di rilascio, un sacco di cose, gli aletti, tra cui le coppe, possono addirittura far variare lo spine tabella di 2 in più o 2 in meno, addirittura. Quindi è per quello che la tabella dà un tipo di modello da seguire. Nell'arco nudo poi le variabili sono enormemente superiori a quelle dell'Olimpico e del Compatto, che fanno variare lo spine dinamico, cioè la freccia che vola bene per voi, arciere, per come la fate volare. Una volta Easton dava un programmino per trovare la freccia giusta. Sì, c'è ancora, ma hanno tolto tutte le variabili che prima c'erano. Prima ti chiedevano il tuo rilascio è morbido, duro, normale. Ti chiedevo un sacco e mezzo di cose, la gente andava in tilt e diceva, se io devo scegliere la freccia, devo fare tutte queste cose e non la sceglierò mai più. Ha dato una tabella e non se ne parla più. Poi sta a voi o variare la vostra attrezzatura o il vostro stile di tiro e le vostre piccole cose, o variare. In ogni caso la messa a punto cambia continuamente, non pensate che ho fatto la messa a punto e sono a posto. Cambiate voi, il materiale rimane tale quale e siete voi che cambiate, quindi influite sulla messa a punto. Quindi la messa a punto va continuamente controllata, va continuamente sistemata, sempre tre frecce spennate in paretra, da ogni tanto a vedere come sono messe, se devo cambiare qualcosa io o faccio prima cambiare qualcosa là. Questa è la regola, no? Che d'altronde straconoscete.